Bella ragazzi, bentornati sul mio canale oppure benvenuti se questa è la prima volta. Oggi parliamo di 5 metodi per generare rendite passive online sfruttando le nostre capacità di videomaker o di fotografo. Se non siete fotografi, non siete videomaker professionisti, non preoccupatevi perché non è assolutamente necessario. Prima di iniziare col video, però, voglio fare una piccola precisazione. Non esistono rendite passive al 100%, o almeno quelle di cui parleremo oggi non sono passive al 100%, e quelle che sono veramente, veramente, completamente passive sono molto difficili e non sono legate completamente al mondo del videomaking. Questo perché? Perché di base all'inizio, prima di fare qualsiasi cosa, prima di creare un programma di rendite passive, di guadagni senza lavorare attivamente, dovrete mettere in campo tantissime energie e dovrete lavorare tanto, tanto, tanto. Inoltre, nessuna rendita passiva può durare all'infinito senza metterci costantemente del lavoro e quindi è un po' un concetto sbagliato, secondo me, dire faccio una cosa, non ci lavoro più e continuo a portarmi dei soldi. Oggi vediamo i 5 metodi, secondo me, migliori, ma soprattutto i 5 metodi che io ho sperimentato in prima persona e sono sicuro, certo, di dirvi funzionano se ci mettete molto impegno, ovviamente. Il quinto metodo, secondo me, è quello più importante di tutti e 5 perché è quello che fa da collante fra tutti i metodi. Quindi mi raccomando, rimanete fino alla fine del video e non perdetevi l'ultimo passaggio perché è assolutamente indispensabile. Prima di buttarci a capofitto, però, nei 5 consigli che vi faranno diventare più ricchi di Paperon de Paperonis, si chiama Paperon de Paperonis, mi pare sì, era Paperon de Paperonis, direi di mettere un like a questo video perché sicuramente vi andrà a piacere tantissimo perché parliamo di soldi, di iscrivervi al canale che è una cosa tanto carina che non vi costa nulla e soprattutto di lasciare un commento qua sotto per farmi sapere se video del genere vi piacciono oppure no, si accanna basta con sta roba. Bene, abbiamo detto tutte le cose, probabilmente avrete già visto l'intro del canale perché ogni tanto la metto che ci sta bene e iniziamo a parlare del primo metodo per fare soldi online. Madonna, così sembra un venditore di pentole, però sostanzialmente fare soldi online sfruttando le capacità da videomaker. Il primissimo metodo che viene utilizzato tantissimo, tantissimo dagli youtuber che si occupano di videomaking è quello di vendere le vostre riprese o le vostre foto sui siti dove si comprano riprese e foto. Ha senso? Detto così ha molto senso. Quali sono questi siti? Ne esistono tanti, vi faccio alcuni esempi. Esiste Shutterstock, esiste Pond5, esiste Artlist, ma ce ne sono molti. Diciamo che Shutterstock è sicuramente il più conosciuto. Come funziona questo metodo? Beh, sostanzialmente, se fate videomaking come lavoro o semplicemente come passione, sarete pieni, pieni, pieni di materiale nei vostri archivi. È probabile che molte delle clip che avete registrato possano servire a qualcuno che magari sta registrando un video o magari sta facendo un corto o magari sta facendo una pubblicità. Beh, quella persona potrebbe aver bisogno di materiale, di clip da inserire all'interno del suo progetto. Voi non fate altro che caricare le clip su Shutterstock e metterle in vendita. È un metodo che funziona? Sì, io ci ho guadagnato circa 200-250 euro, una roba del genere. Il secondo metodo di cui vi parlo è un metodo anche qui utilizzatissimo dagli youtuber e da chi, diciamo, bazzica sui social, chi magari ha delle pagine Instagram in cui è abbastanza seguito, TikTok, tutta sta roba qua. Ed è sostanzialmente la vendita di plugin e presets. Se siete dei fotografi potete farlo, se siete dei videomaker potete farlo ancora di più perché ci sono tantissime cose che si possono vendere. Personalmente ho utilizzato questo metodo in particolare per color correction, che sia sui video o che sia sulle foto, ma può essere utilizzato per qualsiasi cosa. Anche qui basta semplicemente, diciamo, aprire un sito. Generalmente si utilizza Selfie, che è un sito dove potete caricare le vostre LUT, le vostre color correction, potete caricare degli effetti, dei template, dei preset, potete caricare praticamente qualsiasi cosa. Anche qui, come vi dicevo all'inizio del video, si tratta di mettere parecchio lavoro al principio, all'inizio di tutto il vostro percorso, e poi effettivamente ci saranno delle rendite passive nel vero senso della parola. Perché se create un template o create una LUT per la color correction, poi quella continuerà a vendere in automatico sul vostro sito. Ovviamente non è passivo al 100% perché in qualche modo le persone sul sito o su Selfie ce le dovete portare. Quindi c'è tutto un lavoro che è collegato poi in particolare al quinto punto di cui vi parlerò più avanti. Anche questo è un metodo che funziona tantissimo. Se andate un pochino a spulciare su YouTube, vi renderete conto che ci sono persone che con questo metodo
fatturano l'inverosimile, tipo 100-200k l'anno di soldoni, di euro, di dollari, dipende un po' da chi sono, però è un metodo che funziona veramente tanto. Terzo metodo, i più svegli di voi sicuramente l'avranno già intuito, ed è la recensione di prodotti. Ci avete fatto caso che su YouTube tutti recensiscono prodotti, e io perché non faccio la recensione di prodotti? Me lo chiedo sempre, forse perché è una cosa che un po' mi annoia, non lo so, ma è una cosa stupida da parte mia. Voi non fate cose stupide e cominciate a recensire prodotti. Potreste recensire prodotti in tantissimi modi, sempre con i canali social oppure anche tramite Amazon, c'è chi lo fa. In ogni caso, quando vedete un video su YouTube con recensione di prodotti, quel video serve sostanzialmente a farvi vedere un prodotto e a mettere un bel link in descrizione su cui voi poi magari andate a cliccare e lasciate allo YouTuber una piccola percentuale di guadagno. Funziona sempre così per tutti. Gli YouTuber in particolare sono in un certo senso portati a comprare sempre nuovi prodotti, un po' perché magari quei prodotti gli servono e perché portano avanti canali tech, un po' perché alla fine ci guadagnano. Immaginate che ogni volta che un nuovo prodotto esce sul mercato, magari loro spendono 1000 euro per acquistarlo, una roba del genere, e poi dagli affiliate link e dai link in descrizione da cui poi voi andate a comprare, guadagnano magari 2.000-3.000-4.000 euro. È un metodo che funziona, lo utilizzano tutti. Come al solito non è 100% passiva, perché dovete realizzare un video, dovete realizzare qualcosa per poter vendere quel prodotto, per farlo vedere ai vostri spettatori, ma è un video che può generare delle rendite passive magari nell'arco di un anno, due anni o comunque nel ciclo di vita di quel prodotto che viene presentato. Quarto punto è quello di mettere in mostra le vostre capacità, far vedere al pubblico cosa sapete fare. Ovviamente per fare questo avete bisogno di una presenza online, ma il video di oggi è incentrato molto su questo. Come guadagnare online? Dovete esistere online per poter guadagnare online. Che cosa significa far vedere al pubblico quello che sapete fare? Ad esempio, se andate a vedere sul mio canale, c'è un video in cui realizzo una intro utilizzando un programma che si chiama Panzoid. Quel video è stato visto da parecchie persone, ha raggiunto 100.000 visualizzazioni. Beh, io in quel video ho fatto vedere che sapevo come realizzare un intro. Avevo le skills necessarie per realizzare un intro. Quel video lì mi ha portato a ricevere da parte di un po' di persone delle richieste di realizzare un intro professionale per i loro canali, e questo mi ha fatto guadagnare dei soldi. Allo stesso modo ho guadagnato dei soldi semplicemente insegnando a delle persone come utilizzare Premiere Pro, perché nei miei video si vede che so utilizzare Premiere Pro. Insomma, tutto quello che voi fate e che traspare, che arriva al pubblico, tutte le cose che voi dimostrate di saper fare possono potenzialmente generare un'entrata. So che detto così sembra difficile da credere, ma in realtà è come se tutto il vostro lavoro online non fosse altro che un gigantesco curriculum che le persone possono andare a vedere e da cui possono scegliere tutti i servizi che preferiscono acquistare. Quinto punto è quello più importante ed è quello che secondo me va a racchiudere bene gli altri punti di cui abbiamo parlato, è quello di aprire un canale YouTube. YouTube è, diciamo, per eccellenza uno dei posti che crea delle entrate passive, dei redditi passivi, perché voi andate a lavorare su un video, lo mettete lì sul canale e quello in automatico nel tempo continuerà a generare visualizzazioni che poi genereranno annunci pubblicitari e quindi delle entrate per voi. Oltre a ciò, però, cosa fa di importante YouTube? YouTube vi consente di creare un audience. Se ci avete mai fatto caso, ormai sono pochi gli YouTuber che guadagnano semplicemente da YouTube. Ma in realtà ormai il guadagno deriva da tutta una serie di servizi che girano intorno a YouTube, tra cui anche quello semplicemente di fare pubblicità alle case che hanno bisogno di pubblicizzare un prodotto, ad esempio. YouTube è il contenitore che vi permette di creare un pubblico e di poter vendere qualcosa a quel pubblico. Per questo vi dico, racchiude benissimo gli altri quattro punti di cui abbiamo parlato, perché YouTube è come se fosse uno showcase, è una vetrina che dice al mondo che voi esistete online e che potete e sapete fare tutta una serie di cose che possono essere monetizzate. Quindi il mio consiglio è, in chiusura di tutto questo video, se veramente volete cominciare a guadagnare online in modo attivo o passivo, dipende un pochino dagli strumenti che andrete a utilizzare, cominciate a creare un vostro pubblico. E io ad esempio ho deciso di farlo partendo da YouTube, ma ci sono tanti altri canali che possono essere utilizzati. YouTube secondo me è quello che vi permette più di tutti di entrare in contatto con il vostro pubblico, perché come vedete i video ormai sono una decina, 15 minuti, poi si può chiacchierare nei commenti, insomma ci sono tanti modi per creare delle interazioni che poi possono portare ad uno scambio che sia ovviamente proficuo per entrambi, voi che create il video e le persone che vi seguono e che magari acquistano alcuni dei vostri prodotti.
Per il video di oggi è tutto, io come al solito vi invito a fare le classiche cose che si fanno su YouTube, ovvero lasciare un like se il video vi è piaciuto, iscrivervi al canale che mi aiuta a continuare a portare sempre nuovi contenuti e ovviamente come al solito lasciate un commento per farmi sapere se il video di oggi vi è piaciuto e se volete andare ad analizzare insieme un pochino di più i 5 metodi di cui abbiamo parlato oggi e perché no anche altri modi per guadagnare online. Come al solito per il video di oggi è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi! Nowadays,